Ciao a tutti ragazzi, come state? Ragazzi e ragazze. Allora, in un video che ho fatto qualche tempo fa, dicevo che la donna nel cammino neocomunale, visto che deve fare tantissimi figli, non potrà mai diventare qualcuno, ok? Diciamo avere una posizione importante nella società, eccetera, essendo che deve essere aperta la vita, quindi deve fare un sacco di figli. Ok? Che è vero e lo sottoscrivo. Però sono rimasto impressionato quando ho visto che la signorina von der Leyen, signora sarà sposata, von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo, una roba del genere, ok? La capocciona dell'Europa, ok? C'ha 7 figli. Lo diceva nell'intervista che ha fatto Fabio Fazio. Giusto? Seguitemi, eh? Io però un attimo devo interrompere che devo trovare Criff. Dove cazzo vado per Criff? Non c'ho la più pallida idea, oh. Dove cazzo, boh? Aspettate, eh? Ok, quindi dicevo, sì, che insomma la signorina von der Leyen, no? O signora von der Leyen, lei ha 7 figli. Però io dico, se una o uno fa insomma 7 figli, però li fa con coscienza di causa, li fa non perché diciamo gliel'ha detto Kiko Arguello, gliel'ha detto, capito, il fondatore della setta, che lo devi fare perché sennò non vai in paradiso. Se uno lo fa perché lo fa con cognizione del caso, ossia lo fa perché realmente vuole una famiglia numerosa, perché pensa che comunque riuscirà a garantire un futuro ai figli, perché pensa che, ok, cioè c'ha tutto un progetto in mente. E poi evidentemente anche una donna con 7 figli può diventare presidente o presidentessa del Parlamento europeo. Sempre che sia. Questa è la macchina che aveva mio padre e mia madre, la Suzuki. Non so perché, è tanto carina, non so perché non. Forse era boh, l'avevano strausata, non lo so. Guardate, questa qua la vedete? Giusto babbo, giusto mamma? Questa è la macchina vostra, no? Era, perché l'hanno cambiata per una più piccola. Ma. Vabbè, comunque, cos'è che volevo dire? Questa. Pare mia sorella Aurora, guarda. Vedo tutti gli elementi, guarda, eh. Guardatela. La vedete? Non la vedete, mi sa. Porca vacca. Guarda, eh. Non si vedeva. Vabbè, comunque, cos'è che volevo dire? Che vedo tutti gli elementi della famiglia mia. Sarà il caldo? Sto impazzendo. Comunque, cos'è che volevo dire? Niente, adesso c'è il traffico anche qui, che io lo odio il traffico, mannaggia. Comunque, così insomma, ci ha capito quella lì. Comunque è sorprendente, una donna con 7 figli è fatta. Quindi, diciamo, uno potrebbe dire: hai visto? Samite, sbagliavi. No. Non mi sbagliavo, perché lì è sicuramente la fondaia, non fa parte di una setta, non l'ha fatto per una setta, l'ha fatto per, capito, volevo far vedere sta tipa, l'ha fatto, no, c'ha, cioè, i capelli uguali, Aurora, stesso taglio, sempre che ce l'abbia ancora così, non lo so, Aurora, non lo so. Comunque, cos'è che volevo dire? Madonna, che caldo, porca troia. Questa dirà: ma che cazzo guardi? C'hai da guardare. Comunque, cos'è che volevo dire a Game? Quindi, se una donna vuole fare tanti figli, ma c'ha un marito che la sostiene, o un sistema sociale che la sostiene, un welfare state. Ok, welfare state che la sostiene, eccetera, eccetera, eccetera. A quel punto, evidentemente, ce la può fare. Capito?
anche a diventare, eccetera, eccetera. Ma non che lo fai, anzitutto, cioè, senza un piano, cioè, perché sei aperto alla vita, ossia, fai tutti i figli che Dio ti manda, ossia, cioè, finché sei fertile, ogni scopata è un figlio, praticamente, quasi, ok? No, ecco, se uno lo fa con un progetto lo può fare, c'è poco da fare, ok? Quindi questo era il tema, che lo chiudiamo qui, poi vediamo se farò un altro video su qualcos'altro. Quindi il tema era appunto la donna e la famiglia numerosa, se la donna riesce a raggiungere degli obiettivi avendo tanti figli. Quindi la risposta è no, se lo fai, cioè generalmente no, se lo fai all'interno di una setta, quindi diciamo dove l'unico obiettivo è che tu faccia figli, la risposta invece è sì, può raggiungere gli obiettivi se lo fa con cognizione di causa, con un piano dietro, con un progetto che preveda la tua evoluzione, il tuo raggiungimento degli obiettivi, ma anche quello dei tuoi figli, evidentemente. Capito? Perché mi immagino che i figli della von der Leyen studieranno in scuole fatte bene e diciamo le opportunità per evolversi e per avere successo nella vita non gli mancheranno, capito? Detto ciò, iscrivetevi al canale, like, ciao.